Grandi eventi in settimana, in tutto il mese, da qui alla fine del mese. Abbiamo in collegamento telefonico Faber Cucchetti. Ciao Faber! Buonasera, come state? Noi bene, tu Faber? Bene, bene, grazie. Ben trovato. No, sono arrivato. E bentornato. Sì, da una settimana sono tornato, stavolta addirittura con moglie domenicana e figlia italo-domenicana. Grandissimo, abbiamo visto che hanno ottenuto il visto, no? Il permesso per... Hanno ottenuto il visto, non è facile per il domenicano uscire dal paese e soprattutto venire in Europa, però il fatto che sia sposata, il fatto che ci sia la bambina di mezzo, alla fine ce l'abbiamo in 40 giorni, ma ce l'abbiamo fatta, l'ultimo momento buono. Ma è la prima volta che viene tua moglie? Sì, è la primissima che esce dalla Repubblica Dominicana. Fantastico, bene, non, bene. Non è facile. E che pensa dell'Italia? Ha visto già il modo di vivere? I domenicani e le domenicane si adeguano molto rapidamente alle nuove situazioni. Poi insomma non è che si stia male, in ogni caso in Italia è difficile star male. E quindi tutto a posto, a parte il freddo che sta arrivando, che per loro è anche, inusuale. Certo. Io in 7 anni di Repubblica Dominicana la temperatura minima l'ho trovata di 17 gradi in una notte di gennaio, quindi... Immaginate il trauma che può essere scoprire che cos'è un termosifone. Infatti me l'ha indicato ieri. Cos'è quello? Ah, certo. Che cos'è un termosifone? Certo. È così. Cose che per noi sono normali e scontate. La parola normale bisogna dimenticarla. Viaggiare apre veramente la mente, ti fa capire come quello che per noi potrebbe essere normale non lo è affatto. Certo. E quindi ha dovuto anche rifare il guardaroba. Sono andato adesso in un noto supermercato che vende occasioni anche buone, tra l'altro il lunedì e il giovedì che fa le offerte, e quindi mi diverto a fare shopping. Bene, sì, bene. Noi ti seguiamo sui social, abbiamo visto le fotografie. Anche la foto con la nostra maglietta, tra l'altro, è postata. Sì, me l'avevo promesso. Noi ci ha fatto molto piacere. In ogni caso, a proposito di protagoniste, mia figlia è diventata la protagonista nella mia rete sociale e anche durante le serate. Vengono per ballare la mia musica anni 80, la sentite in sottofondo, lei che urla, che sta cantando. Sì. Però le signore, che sono tutte over 40, se non di più, amano abbracciarla, baciarla proprio dopo averla vista. Perché la porti online durante le serate? In alcune serate sì, perché sono serate in ristoranti che cominciano presto, quindi durante la cena perché no. Bella ma occasione. Stasera sei a Gregorio VII da queste parti? No, ieri. Era ieri. Come ogni mercoledì, anche mercoledì prossimo. Mentre domani siamo in un altro ottimo ristorante che si chiama Bobo, ed è dove c'è il parco della Casa del Jazz, quindi in via di Porta Ardeatina. Allora aspetta, mercoledì prossimo sei a Gregorio VII? Da Greco. Quindi mercoledì siamo stati io e te. Quindi mercoledì prossimo ti veniamo a trovare. Bene. Okay, e invece domani, appunto, alla Casa del Jazz, cioè di fianco alla Casa del Jazz, c'è questo bel ristorante che si chiama Bobo. Sì. E facciamo il nostro debutto, sperando che poi la serata dovrebbe già andare bene, viste le prenotazioni. E tra l'altro una pizza straordinaria si mangia, ma non solo quello, in questo locale. E poi avremo il giovedì con la festa, il prossimo giovedì 24, con la festa del mio compleanno, che coincide anche con i 40 anni di carriera, ritornando, sia pur di giovedì sera, al Piper. Quindi se fai il centenario, scusa, no? Quota 100. Cioè, ci conviene il 24. Non è centenario, ma quota 100 sì. È quota 100, sì, esatto. Sì. Ce l'ho più 40. Centenario. Al Piper ci andiamo? Toccano là. Sì, che facciamo? Non ci andiamo al centenario? Vabbè, al quota 100. Al quota 100, no? Al quota 100. Ma io ho visto che hai postato anche una foto della Sara Tichetti, sto sbagliando? No, quella è il Piper. Era il Piper, infatti. Ah, ok, no. Perché ho letto un commento sotto. Inizialmente ho detto, questo è il Piper. Poi ho letto il commento, poi andavo di corsa, stavo in ufficio, una cosa e un'altra, mi sono dovuto alzare, non ho potuto seguire la conversazione. Perché ho scritto, indovinate che posso, esatto, da bravo. 2 anni a questa parte è stato rinnovato radicalmente. Ma si riconosce che è il Piper però quello? Cioè chi c'è stato lo capisce che è il Piper. Dal soffitto sì. Tutti i gradoni sono diversi. Io invece, non conoscendo la Sara Tichetti, ma avendola sentita nominare, ho detto, porca miseria, sarà quella che io ho sentito nominare da persone più vecchie di me, insomma. Sarà quella, che quella è vecchissima, anni 70. Vabbè. Forse la Sara Tichetti. La Sara Tichetti anni 70, anche prima. Era famigerata, più che famosa, in altri tempi, perché è frequentata da quelli che hanno adesso... che avevano allora l'età che io ho adesso. Appunto, cioè era proprio un posto dove andavano. Allora sì, allora i sessantenni erano considerati vecchi, adesso invece, come vedete, facciamo ancora serate, ci divertiamo, ancora balliamo.
la nostra generazione ha guadagnato almeno 10 anni di vitalità. Più che di sì, vita. Questo è vero, questo è vero. Questa è una cosa verissima. Cioè, che adesso era falso, no? Dimmi. No, è tutto vero. Però dico, quello che hai detto è una cosa particolare, perché io la noto spesso, che tutte le generazioni comunque sia, si è dilatato un po' il tempo e ci invecchiamo un po' più tardi. Se io guardo soprattutto noi maschietti, cioè 10 anni fa a 40 anni non avevano la vitalità che hanno i 40 anni da adesso. Ah, ma perché cambiano tutti i ritmi di vita? Sono cambiati, sono molto più vitali rispetto a prima. Se vuoi, certo, per la qualità della vita in generale, vuoi per lo sport che qualcuno fa, vuoi perché mangiamo e beviamo meglio e fumiamo molto meno, non fumiamo affatto. Poi il resto sono convinzioni, sono stereotipi. Io a Santo Domingo, per esempio, ho 60 anni e non sono considerato anziano, al contrario. Vabbè, tu sei giovanile. Vabbè, fa bene ad esempio Pischello proprio, fa. No, ma a parte, e ti ringrazio per la sviolinata. Io sono sempre mozzarella. Per... No, c'è sempre un perché chiederti sviolinati. Continua a parlare che poi ti devo chiedere io qualcosa a te. Vai. Però dicevo che là lo dimostra anche il fatto che mi sono sposato con una trentenne, abbiamo una bambina di 11 mesi, insomma, le cose cambiano ad altre latitudini. Perché? Perché non ci dicono, non ci considerano e non ci chiamano vecchi. E questo poi, frequentando dall'altro gente più giovane, ti fa sentire e ti fa essere anche più giovane. Eh certo, è bella. In certi casi, sempre che la salute ti assista, mi sembra evidente, massimo rispetto per chi non ce l'ha, ti permette comunque di nuova vita e nuova vitalità. Eh sì. Allora, bene. Faber, mo tu sai, no? Cioè, la vita è andare a avere. Che vuol dire andare a avere? La vita è andare a avere. Ma finisci. Allora, fa... Sei intervenuto, ci hai detto che Sony da Greco, da Bobbo fanno la pizza buona. Sonia Piper, io voglio il biglietto. No, io voglio il biglietto al privé. Sì, sì, vengo col tesserino. Paghiamo. No, no, che paghiamo? 60 anni. Mi dissocio. Io entro in lista Faber, voi fare come te pare. No, in lista sì, vabbè, in lista pure, ma paghiamo tutto quello che c'è da pagare, ci mancherebbe. Siamo pagatori. Ti posso dire che al Piper è quasi tutto esaurito, per cui dovete sbrigarvi. No, adesso, vabbè, ci prenotiamo subito. Non c'è crediti. Noi ci abbiamo accrediti. Ripetiamo la data per la serata al Piper. Giovedì 24 ottobre. La settimana prossima. Giovedì 24 ottobre siamo là. Annullato il discorso del mercoledì, se no famo mercoledì. Sì, giovedì. Famo giovedì. Ci vediamo direttamente giovedì. Puoi fare l'una e l'altra cosa. Si possono fare entrambe le cose. Perché al Piper non si cena, mentre venire a mangiare la pizza da Greco. No, però tu sai che noi andiamo in onda dalle 7 alle 9, quindi poi dopo venire a mangiare vabbè, non è lontano. Allora non ce la fate, venite per bene. Famo tutto. Via. Mercoledì e giovedì. Anche perché vede un piscalo di 60 anni che si muove. Ragazzi, no, ma che si muove come un piscalo dei 20 davvero? No, ma il Piper noi abbiamo vista l'opera poi, ma il Piper è il posto giusto, perché non è un posto dispersivo, cioè non è un posto piccolo e non è un posto dispersivo. Ma poi è un posto di classe. È proprio Faber Cucchietti che sono al Piper. Dai, regà. È tutta un'altra musica. Bisogna andare. Comunque io vi posso dire che sto apprezzando molto questi posti un po' più piccoli dove è possibile socializzare. Questo non vuol dire essere vecchi, semplicemente vuol dire che si sono evoluti i gusti, ma anche i ragazzi sono cambiati, anche hanno ragazzi, disertato da diverso tempo le discoteche, preferiscono riempire invece marciapiedi. Non nel senso della prostituzione, ma dei bar. Quanti sono a Roma in particolare gli universitari che amano stare di fronte a un bar, di fronte a un pub, parlare senza assolutamente ballare, magari con la musica di sottofondo. È vero, sono un po' cambiati. Vedevamo noi negli anni 70, 80 o anche 90, nonostante i rave, sono quasi tutte escluse. Lo stesso Piper è stato ridisegnato proprio perché sia più facile socializzare con questa enormità di divanetti che troverete poi giovedì, mentre la pista vera e propria è molto piccola rispetto a prima. Sì, sì. I ragazzi ormai frequentano meno i grandi locali, le grandi discoteche. A parte che non ci sono quasi più. Oggi però ti do una buona notizia, oggi ha riaperto il Cocorico. No, aspetta, no, non ha riaperto oggi. Sì. Una nuova proprietà ha acquistato ciò che era la struttura del Cocorico. La stanno rinnovando e la aprono per Pasqua del prossimo anno. Quindi non si sa ancora cosa. Sempre come discoteca. Sempre come discoteca, sì. Chissà. Faranno un mega evento il giorno di Pasqua. Ah,
Tradizionalmente Riccione e Rimini sono molto avanti da tanti punti di vista. Sì, sì. Prima di tutto per l'accoglienza turistica e per il divertimento. Hanno portato il mare loro, no? Perché sì, diciamo che quello non è mare. Però hanno salvato un locale comunque che ha fatto la storia delle discoteche in Italia. No, no, sì, a parte quello, no, ma proprio la struttura organizzativa che hanno a Rimini e Riccione hanno creato un luogo turistico estivo dove il mare non c'è. Fondamentalmente non c'è. Guarda, uno dei fondatori di Riccione era mio nonno, che era il capo dei bagnini negli anni 30. Accidenti, e bello. Poi dopo ha perso tutto durante la guerra, le cose sono cambiate. E quindi io comunque ho abitato per tanti anni a Riccione e l'ho vista crescere ed evolversi. È esattamente quello che dici tu. Riccione è stata conosciuta dai tedeschi che erano in ritirata. E dopo, quando alla fine della guerra gli stessi tedeschi sono tornati, e le tedesche soprattutto negli anni successivi alla fine della guerra, apprezzando proprio quelle spiagge che poi dopo si sono evolute in maniera straordinaria durante gli anni 60. Certo. Però è sempre stato questo, cioè un posto con un mare che non era granché, però una grande mentalità imprenditoriale che non è seconda a nessuno. No, no, assolutamente no. Sì, anche perché a Riccione campano 4 mesi l'anno, 5 mesi l'anno? Ma lo fanno alla grande. Sì. 5 mesi l'anno prima era assolutamente così. Io durante gli anni 60, quando ero bambino, ci andavo solo d'estate e pensavo che tutto l'anno fosse così. Ci capitava durante l'inverno e negli anni 60 inchiodavano letteralmente le finestre le assi di legno. Esatto. Ed era una visione che mi traumatizzò. Negli anni 80 questa cosa invece venne mitigata con i weekend, con la gente che arrivava Guarda, da Nord Italia, ma anche da Roma. Negli anni 80 io mi ricordo che c'erano parecchi ragazzi che andavano a scuola con me o che partivano col treno per andare a ballare il weekend. Ma secondo me anche adesso il weekend comunque Rimini e Riccione sono vivissime come località del weekend. Lo sono adesso perché cominciarono durante gli anni 80. Sì, ma anche le autostrade sono molto più fruibili adesso rispetto allora, è tutto un altro mondo. Siamo evoluti, anche le automobili sono un'altra cosa rispetto a una volta. Certo. Prima prendevi partire su una 500 magari e ci mettevi 9 ore per arrivare, no, con una macchina. Tu scherzi, ma mia madre andava con la Bianchina panoramica, che era poco più grande di una 500 di allora, che se uno rivede la 500 di allora non si rende conto di quanto fosse piccola. Era la 500 d'allora, era più piccola di una city car di oggi, di una macchinetta di quelle che hanno i bambini. Sì, certo, sì. Certo. È vero, è vero. Sì, sì. E ci faceva mia madre, ci andava e ci tornava in 3 giorni, Roma-Riccione, Riccione-Roma. Sì, sì, no, solo a dirlo, incredibile. Erano viaggi della speranza una volta, poi le macchine erano cariche, stracariche, c'era pure chi si portava la lavatrice alla casa al mare. Quelli erano profughi, non erano turisti che andavano in vacanza. No, beh, ma anche perché negli anni 60... soprattutto anni 60 si facevano i 2 mesi di vacanza. È vero, poi era proprio un altro mondo, è cambiato veramente il mondo. Restava il papà a lavorare in città e la moglie e i figli andavano a Cesenatico, andavano a Misano, andavano a Riccione. Sì, quella che fosse la località, insomma, che poi che fosse col classico romano. Erano economiche, allora le pensioni costavano relativamente poco. La Sardegna non esisteva, la Sardegna non era nemmeno una meta turistica. No, cominciava a costruire la Gacan. Stava iniziando a costruire la Gacan in Costa Smeralda. Il Salento proprio non c'era. No, il Salento è molto recente. Sì, assolutamente sì. Certo. Sì. Io ci sono andato prima che esplodesse il tutto e ho rivisto parte dell'entusiasmo e della praticità che c'era proprio nella zona romagnola in quegli anni 60, ovvero tutti quelli che avevano una casa, poi hanno costruito, questo negli ultimi 10 anni, avevano costruito una stanzetta a fianco, magari abusivo, anche due, e affittavano qualsiasi cosa. Questo proprio è successo negli ultimi 10 anni. Certo, bene. C'è stata una grande esplosione. Questo però dimostra proprio che comunque sia Rimini, Riccione, la Romagna, insomma, stanno avanti a sto punto dei 50 anni. Loro sono sempre stati, no 50 no, ma 10 sicuramente. 10 sicuramente rispetto a tutta Italia, rispetto a alcuni punti d'Italia anche 50. Se tu consideri che se vai in Calabria oggi sono chilometri e chilometri di spiagge tipo quelle del Salento, dove tu non trovi neanche un ombrellone, un bar, niente, vuol dire che lì ancora non hanno capito. Comunque in un'invasione, perché di questo si è trattato, perché in Salento sono arrivati a 3 volte la capacità ricettiva. Accidenti. E quindi sono andati veramente molto oltre, anche dal punto di vista ecologico si sono dovuti evolvere. 10 anni fa
c'erano i pescatori che ancora purtroppo non rispettavano l'ambiente, buttavano le cassette di polistirolo. E io che da nuotatore, per esempio, ho fatto il giro, come si chiama la città più famosa del Salento, di Gallipoli. Gallipoli. Me la sono nuotata tutto intorno. E purtroppo ogni tanto c'erano queste nuvole di polistirolo. Le palline, sì. Esatto. Sì. E tutto questo mischiato a dei fondali straordinari, tutto intorno a Gallipoli. E sto parlando di più o meno 10 anni fa. Accidenti. Faber, allora, parlare con te è bellissimo, però noi ti abbiamo chiamato anche per parlare un po' dei tuoi eventi, perché abbiamo parlato dell'evento allora, mercoledì prossimo a Via Gregorio VII. Resto a Roma fino a poco meno della metà di novembre, sono arrivato da una settimana. Okay. Io torno da Santo Domingo e torno apposta perché è il mio lavoro principale, mentre là faccio ai Caraibi, faccio il fotografo e la guida turistica, qui faccio ancora il disc jockey per la musica anni 80. Bene. E il mercoledì è sempre comunque in via Gregorio VII da Greco, che perfetto. È un bistrò carino. Noi ci siamo stati e c'è una pizza buonissima, veramente, sì, sì. E si mangia veramente bene, lo possiamo dire, sì, perché sì, l'abbiamo provato proprio io e Mozzarella, siamo venuti. E lo possiamo poi ti ricordi che ci siamo fatti, abbiamo cenato insieme quella sera? Sì, allo stesso Faber, grandissimo. Siamo arrivati, lui si è alzato, ha chiamato il cameriere, ci ha fatto preparare il posto. Proprio a fianco a lui, il tavolo bello, a lui, veramente una persona. No, ma bello. Abbiamo passato 2 belle orette con Faber. Però sì, comincia sì a suonare e foto di rito con la maglietta da padre cieca in console. È stata una serata spettacolare, Faber, sei una persona splendida. Quindi tutti i mercoledì da Greco, ok. E tutti fin quando resto, cioè fino a metà novembre. Di novembre. Ok. Poi il 27 abbiamo detto al Piper. Il 20, giovedì 24 ottobre al Piper. Dove si possono trovare i biglietti che sono quasi finiti, tra l'altro? Ormai non si trovano più, bisogna presentarsi direttamente al botteghino la sera di giovedì. Vabbè, noi che sia posto. A sto punto noi veniamo, in un modo o nell'altro entriamo. Sì, voi sì. A me mi ha detto, no, non fa la faccia da culo, noi non entriamo. Ho capito, ma mamma ha detto che sono finiti, a sto punto sono costretto. In qualche maniera faremo. Altre serate, altri eventi particolari? Perché ce ne hai tantissimi. E appunto è domani, è un evento che tengo particolarmente perché è il debutto, siamo di fianco alla Casa del Jazz, nel parco della Casa del Jazz, quindi in via di Porta Ardeatina, all'Aventino, e in questo locale che si chiama Bobo, che è un altro bel ristorante, molto, molto carino. Non dico elegante in maniera classica, ma comunque ha un'ottima frequentazione. E prima sofisticato. Si mangia, come sempre. Sì, abbastanza, ma sofisticato potrebbe essere antipatico come parola. E, non lo so, trovatela voi. Non è elegante, non è sofisticato, ma ricercato, una bella figura. Se ci porti la tua ragazza fai una bella figura. Ok, benissimo. Questo è domani sera. Poi, Faber, noi siamo a disposizione per qualsiasi evento che tu vorrai, qualsiasi cosa di cui tu vorrai parlare, noi siamo a disposizione. Il mio numero ce l'hai, io ho il tuo, ogni tanto ti disturbo, ti rompo un po' le scatole. Fai bene, no, al telefono. Bene, ok. E quindi vabbè, rimaniamo appunto domani da Greco, domani da Bobbo. Il mercoledì. Domani fate un salto, Romani, che carino. Domani, dobbiamo iniziare fidelizzatissimi a questo punto. Domani vediamo. Domani non te garantisco nulla. Io nemmeno. Però giovedì sì. Giovedì va sicuro, bene. Mercoledì al 90%. Io probabilmente vengo mercoledì e giovedì sicuro al 100%. Giovedì forse sarà Baraunda. Giovedì ci sarà una fila a chilometri. Non ti preoccupare. Noi abbiamo il saltafila, noi abbiamo il pass. Non ci conosci bene. Se vogliamo entrare, entriamo ovunque. No, forse non hai capito, Faber, non entriamo sotto percento tuo, ti la fanno l'altri. Okay. Ringraziamo Faber Cucchetti. Grazie Faber. Grazie tante. Grandissimo Faber Cucchetti.